Allora Francesco, è innegabile che tutti speravamo in una chiusura dell'anno migliore, voi compresi. Sicuramente c'erano tutte le premesse, giocavamo in casa, avevamo avuto anche il vantaggio di non giocare a metà settimana mentre loro venivano anche da una partita faticosa e non abbiamo assolutamente sfruttato questo vantaggio, anzi, abbiamo fatto una partita molto al di sotto. Non ne so i motivi perché sinceramente l'abbiamo anche preparata bene, però poi in campo non abbiamo giocato assolutamente come sappiamo fare. Non spiega al 100%, tornando ai motivi, l'emergenza per quanto riguarda l'infermeria. No, secondo me non ci dobbiamo attaccare a questa cosa, dobbiamo dare di più, assolutamente di più tutti, dobbiamo tenere di più a questa maglia, a questa società, mettersi in testa che c'è da pedalare anche tanto, siamo in difficoltà e dobbiamo fare ancora 30 punti almeno per salvarsi e quindi la strada è lunga. Ci sono 22 partite, è vero, però abbiamo fatto un girone d'andata molto al di sotto delle nostre possibilità. Non ci dobbiamo attaccare a niente, le colpe sono nostre. Abbiamo cambiato anche due allenatori, quindi siamo noi che dobbiamo essere bravi a rendersi conto che dobbiamo dare molto, molto di più. Della sosta sarà l'occasione per riposare, ma soprattutto per mettere da parte le energie mentali più che fisiche in vista di un girone di ritorno che è gioco forza decisivo a questo punto. Certo, dobbiamo essere consapevoli che c'è da pedalare, perché c'è da fare 30 punti almeno, come ti ho detto prima, e sono tanti, però le partite ci sono, quindi abbiamo tutte le possibilità, dobbiamo cercare di essere positivi, non abbatterci, ma anche consapevoli che così non va bene, quindi dobbiamo dare di più, dai, poco da dire. Partita che risulta anche abbastanza complicata da commentare, non ha offerto molti spunti, diciamo così. Concretamente, se riesci a dirlo, cosa è mancato secondo te? Guarda, loro ovviamente hanno fatto la partita che ci aspettavamo, bloccati dietro, provare qualche ripartenza, poi hanno trovato il gol su palla inattiva come capita e mi ha dato l'impressione all'inizio che comunque anche loro erano in difficoltà, dovevamo essere molto più bravi, secondo me bastava essere anche un po' più aggressivi, un atteggiamento, qualcosa, creare un'azione, si potevano ulteriormente impaurire, non siamo stati capaci praticamente di tirare in porta, un paio di tiri da fuori, però c'erano tutte le premesse per poter creare molto di più e non si è stati capaci di farlo.